In teoria. Comunque, questi vestiti, come i pantaloni, sì, hanno delle... presente le ventole dei computer? Bravo. Ok, perfetto. Collegate, ne hai due dietro la schiena. Ti piace quando fa così la base, E due di fianco alle ginocchia. E tu praticamente vai in giro che fai... Però hai l'aria fresca che ti gira nel tuo corpo, tu non sudi, stai bene e sei fresco. E tu metti caso, no? Che decolli. A parte no, che tu decolli, perché secondo me correndo potresti anche decollare, e questo è vero. Ah. Ma metti caso, io vado in un ristorante, ok? Sì. Con la mia cosa ventolosa, eccetera, eccetera. Sì. Sono vestiti alla fine, okay. Non è che è una cosa. Sono gusti. Ok. Mangio una pizza tonno e cipolle. Ok? Perfetto. Esco dal ristorante e c'è una leggera brezzolina, sì, che mi spantega i capelli e che mi entra nel pancino. Sì. Se metti caso che ad un certo punto... così rimane dentro. Come dentro fai? Rimane dentro perché l'aria soffia verso di te e non verso il fuori. Vabbè, e quindi dipende, è solida o gassosa? Aspetta un attimo. Un po' liquida, secondo liquida. Me. Un po' liquida. Ti rimane tutto dentro, quindi non fai neanche odore fa fuori. Fa un'opera d'arte con tutti gli schizzi. E la ricaccia dentro e esce dalla bocca. No. Ma perché? Ma perché dottor No, stasera perché è passato da qua? Non ma che cazzo andare... è venuto a fare stasera? Buonasera, raga, ci vediamo morti. Ciao. Però se scorreggi è pronto effetto, sta arriva subito in faccia praticamente. Perché con le ventole, i flussi, i canalizzatori è un attimo, Vabbè, se anche voi scorreggiate nei vostri pantaloni, no, potete... No, voi, io mi sento scorreggere le magliette. Volete questi bellissimi indumenti? Venite sulla nostra pagina Facebook cliccando Svalvolati on Air. Naturalmente commentate esatto, se volete questi vestiti. Dottor No, invece, a quanto sono in vendita questi su Amazon? 2.798 euro. Così poco? Sì, sì, perché adesso c'è una nuova. È quello tecnologia che ti manca a te stasera. Sì, ma... Adesso lo esigo a questo punto. Assolutamente sì. In no, natura o in contanti decido. Tra l'altro ancora meno, perché io ho dall'orecchio sinistro sento la base, voi che parte dalla sinistra è... Sì, ma basta, che cazzo questo sento io? Basta appiccicarti a queste cose. Mamma mia, mamma materiale, mia. Mamma mia. Vabbè, facciamo una bella cosa invece, shakeriamo un po' i fianchi. Stavamo parlando di pantaloni. I ghiazilea. I ghiazilea. Vai Tony. Hey Tony. I don't wanna hurt you, but I'm about to work you. Watch your mouth drop real loud. I'm turning you up, I'm burning the clutch. Full speed, both feet to the floor. Feet to the floor. DJ running that back once more. Time to party, that's all I know. Grab somebody, tell them baby, 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 let's go. Shake it, break it, make it bounce. Shake it, break it, make it bounce. Make it bounce. Leg it, egg it, getting them tipsy. Tipping them broads, hundreds and fifties. Pulling them mask up, black car. Sitting on everyone, sipping whatever we feeling. Real, real good, hands to the ceiling. Dancing, we dancing, we spinning, we spinning. All of our money, the nights never end. Don't nothing's up, get
shake it, break it, make it bam. Anch'io ascolto Svalvolati on Air. Un saluto a DJ Darge. Un saluto a DJ Darge. Nello. Svalvolati on Air. Siro, ti amo. Siro, ti amo. Siro, ti amo. Svalvolati on Air. Bentornati con gli Svalvolati on Air, DJ Darge, Nello e Siro e lo Svalvolati staff, questa sera quasi del tutto al completo, per tenervi compagnia con le nostre notizie che stasera sono veramente sfavillanti, spruzzanti, spruzzanti soprattutto, deodoranti, schizzanti. Sargento, non piangere. No. Cosa fai? Cosa fai? Ragazzi, perdo i dadi, perdo i dadi dalla tasca. È tutto un qui pro quo. Un qui pro quo, un qui pro quo. Qui dove? Eh? Un qui qua qua. Un qui qua qua. Ah, sei tornato, zio. Sì, più o meno. Okay. Linee, ma c'ero anche prima, eh. Vai. Allora, artista olandese impiega 20 anni per una copia dell'Arca di Noè. Beh, bello anche no, questo. Cioè, no. Ma non te cioè, ragazzi, chiesto. Un lavoro decisamente impegnativo. I furbi stasera. Quello cerchiamo. Realizzato dall'artista danese Jan Wibers. Un professore. Beh. E che ha costruito nomi? Una coppia a grandezza reale dell'Arca di Noè. Sai com'è? Non si sa mai. Metti una pioggerella oggi, una pioggerella domani. Come descritto nel libro della Genesis. I Genesis. I Genesis, madonna. E nel libro della Genesi. Ma l'opera non è andata solo, non è nata solo come un'idea, ma in seguito ad un sogno che Ubilers, che è il cognome di questo bellissimo personaggio, giocatore fatto del Milan degli anni 90, nel 1992, in cui vedeva il suo paese sommerso dall'acqua per colpa del riscaldamento globale. Quindi era studiata anche come cosa. L'arca misura oltre 130 metri di lunghezza, larga 29 ed alta 23. È la bestia. Cioè, non è che è proprio la barchettina. È una palazzina praticamente. È un quinto di un campo da calcio. Tra l'altro è un pedalò, tra l'altro. Tutto è un pedalò a pedali. E pesa oltre 3.000 tonnellate. Quindi è facile anche per il pedalò, no? Beh sì, sì, uno va via tranquillo. Scende che c'è i polpacci che sono più grossi. Forse Hulk. E la progettazione è stata curata molto attentamente. Ad esempio, la curvatura del ponte superiore permette di recuperare l'acqua piovana per abbeverare gli animali. E la cambusa permette di disporre di una serie di compartimenti sigillati dove il cubo può essere conservato per lungo tempo. Vabbè, scusami un attimo, ma quindi lui perché ha anche gli animali dentro? Io? Il cubo a metano, quello della Fiat, per quando finisce di piovere scende c'è il cubo. Ascolta un attimo, in pratica questo ha, diciamo, costruito questa mega arca e ci ha messo pure gli animali dentro? No, gli animali no, però era altrimenti fatta per quella. Se c'erano già gli animali non c'era qua DJ Darge, no? Ma no, ma scusa, sì, a non parte ti ha questo. Contattato? A parte questo, perché io devo essere salvato. Assolutamente. Tra l'altro, questo personaggio ha avuto una brillante idea dopo aver fatto tutta sta gran minchiata. Ma no, perché è effettivamente una gran minchiata. L'ha trasformata in un'attrazione. L'ha trasformata in un'attrazione a pagamento. Quindi, e allora almeno, vedi che non è proprio scemo il ragazzo. Finché non arriverà il diluvio universale, con i turisti possono andare. Chi è che a vuole vedere un'arca? Cosa ne sai? Ma è vuota. Però è sempre un'arca, è l'arca, no, ma di quel libro. Se l'arca non sbaglio, però, ci ha messo dentro degli animali, tipo una allora specie di zoo. Allora vedi che li ha messi. Allora vedi che li ha messi. Ma sono rimembranze mie, non mi ricordo molto bene, però può darsi. Cos'è che sono? Rimembranze. Segnala. Darge, non l'hai bippato. La parola della settimana è rimembranze. Perché lui con rimembro già. Ok, ok, perfetto. Quindi se anche voi avete tante rimembranze, potete venire sulla nostra pagina. Scrivetecelo sulla pagina di Facebook, vi aiuteremo a risolvere anche i vostri problemi. Noi vi regaliamo questo ultimo disco per questa sera, che ho scelto questa chicca perché ci sta ogni tanto un po' di cattiveria, Antonello. Bad. Che teneruccio. Questa musica. Pum.
Svalvolati on air. So good to be bad. È stato bellissimo. Pompa la sta spalla. Sogno prendere il microfono così. È stato il tuo sogno prenderlo così in radio, però pare brutto. Ma no, che malizioso. La tipa di quel tipo è il mio tipo di diva. La tipa di quel tipo è il mio tipo di diva. La tipa di quel tipo è il mio tipo di diva. È il mio tipo di diva. È il mio tipo di diva. Prendere il microfono così. Eccoci qua, ancora noi Svalvolati on air in diretta, in direttissima. Che dire, tu quanta arte che stiamo vedendo in questa mamma serata. Mamma mia, ragazzi, veramente questa sera abbiamo schizzato arte da tutti i pori. Sei emozionato di questo? Sì, abbastanza. Si è abbastanza. Schizzato arte. Ma... no, smetterla di schizzare. Sono porco. No, io tra l'altro, sono prima porco. Di concludere e salutare, volevo dire che il mio... No, è... è più così. Volevo dire che il mio preferito è quello che si cuciva le mani. Sto scemo qua che si piantava le robe delle mani. E perché? Ma non lo so, perché forse lui è, diciamo, l'artista più stravagante alla fine. Hai visto che ha costruito un'arca di Noè da 3000 e passa tutto. Ma è normalissimo. Ma chi è che non la fa? Un attimo che spazio il giardino e via. Ti prendi e spari una bellissima nave. Cioè, ragazzi, giardino. Al giorno d'oggi sono cose normalissime. Ma sì, sono cose normalissime. Scendo in garage, devo scegliere tra l'arca di Noè e lasciamo perdere. Ah, ok. Antonello, siamo in addirittura d'arrivo, quindi spieghiamo un'altra volta, ricordiamo perché i nostri amici ascoltatori devono venire sulla nostra pagina allora, di Facebook. Perché dovete venire sulla nostra pagina di Facebook? È semplice, perché al suo interno potete trovare un bellissimo evento di nome Disco Eletto. Ma il disco eletto lo voleva dire il dottor Noè. Sì. Ah, veramente? Aletto. Prego, dottor Noè, spiega il disco eletto. Vada. Allora, è un concorso fantastico. Abbiamo tre canzoni: il disco Yeah, il disco Ghetto e il disco Pogo. Bravo. Disco Ghetto, dillo bene. Disco Ghetto. E i nostri ascoltatori a casa possono scegliere quale preferiscono, che sarà... Voi non potete vederlo, ma il dottor No ci sta guardando e sta cercando suggerimenti. No, è una mimica facciale incredibile. Com'è che si dice, scusami, disco ghetto, avevi detto?